Stati Uniti sono sempre all'avanguardia del progresso nella tecnica ferroviaria, dalla prima rudimentale locomotiva a vapore che Evans faceva muovere su rotaie nel 1784 a Filadelfia, a quelle celebri degli Stephenson 50 anni più tardi, fino ai nostri giorni. Il mostro d'acciaio in poco più di un secolo e mezzo di vita ne ha fatta di strada in estetica e in potenza, come si può vedere da queste scene che ritraggono alcuni vecchi macinini e l'ultimo tipo di locomotiva a vapore che raggiunge i 161 km all'ora.